E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti. Condividetelo, condividete video e canale con tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete. Seguite violapress.com che vi dà info, notizie, aggiornamenti sulla Fiorentina. Seguite sempre Forza Viola su Twitter, seguite anche me su Instagram e Twitter. Allora, torno a parlare di Fiorentina. Faccio un video sulla Fiorentina per commentare un po' la situazione allenatore, allenatoristica e via dicendo. Non voglio entrare nel novero della scelta che farei io, dei nomi da subentrare, perché questa è una cosa che va fatta poi quando la squadra sarà salva, però voglio intervenire su una questione che mi sta a cuore e su cui mi vado a dir di dirla mia, perché il periodo anche è quello, il periodo è fecondo e sono successe delle cose che fanno mutare lo scenario e che quindi è giusto dire. Ci sono due allenatori che momentaneamente sono liberi e che non hanno ancora trovato una squadra. Ce ne sono tanti volendo, perché voglio dire, l'Europa è piena di allenatori in cerca di sistemazione. Però ce ne sono due in particolare che potrebbero essere per certi versi l'ideale per una Fiorentina che vuole rilanciare, per una Fiorentina che vuole avviare una progettualità di ritorno in Europa, di ritorno alle posizioni che merita, ok? E sto parlando di Sarri e Fonseca. Ma quello che mi va di dire in questo video è che a mio avviso, sarebbero e sono allenatori raggiungibili. Sono allenatori raggiungibili, potrebbero essere allenatori raggiungibili a mio avviso per la Fiorentina se si iniziasse a fare una progettualità di un certo tipo, se si iniziasse a ragionare di calcio e con il calcio in una certa maniera. Cioè anche uno come Fonseca, vi faccio un esempio, è un allenatore comunque che alla Roma una certa idea di calcio l'ha portata. È un allenatore che ha subito le pressioni di una piazza come Roma, che sono devastanti, ma che a Firenze sono inferiori. È un allenatore che alla Fiorentina, ma io prenderei domani. Stiamo parlando di un allenatore, comunque, non è che stiamo parlando di Klopp, non è che stiamo parlando di Guardiola, non è che stiamo parlando di Tuchel. Stiamo parlando di un allenatore che comunque reduce da un esonero, comunque da un allontanamento. Per certi versi potrebbe ricordare anche Paolo Sousa, anzi un Paolo Sousa anche di maggior contenuto, perché io comunque, pur avendo amato per carità Paolo Sousa, ma sono convinto che Sousa abbia anche usufruito molto di quello che fu il lavoro di Montella al tempo. Poi lui arrivò, lo affinò, ci mise del suo il primo anno e fece bene. Però voglio dire, Paolo Fonseca alla Fiorentina, ma non deve essere un'utopia. Ma non deve essere un'utopia. Così come anche Sarri. Io non penso che dobbiamo riflettere su Sarri alla Fiorentina ragionando come fosse un'utopia. Ma perché? Ma perché? Sei un allenatore che la Roma ha accantonato per andare su Mourinho, ma puoi inserirti anche tu. È un allenatore che ha la famiglia fiorentina, che è toscano, che ha una certa età, che può avviare un ciclo in una città a lui vicina, in una squadra, in un ambiente dove sarebbe trattato come una divinità o quasi. Ma non sono cose impossibili, basta preparare un cammino, un tracciato di un certo tipo, che è di visione, che è progettuale, dirigenziale. Ma non è che stiamo parlando di figure totemiche, di figure impossibili, eh? Ma altrimenti spiegatemi dove sarebbe il salto di qualità, cioè dove in cosa si sostanzia il sogno, la vision, il progresso rispetto al recente passato, in cosa si sostanzia altrimenti, scusate. Ma iniziamo a vedere le cose che possono far tornare la Fiorentina al suo livello. Rendiamoci conto che il calcio oggi è competitivo, che per competere serve un certo tipo di cammino. Perché Fonseca deve essere un'utopia, voglio dire? Perché Sarri deve essere un'utopia per noi? Secondo me non lo sono.
Basterebbe solo andare a fare le cose per tempo. Adesso io ci tengo a dire che a tutte le notizie che stanno uscendo del tipo avevano provato a contattare Sarri, ma Sarri aveva chiesto una rifondazione, io a quelle cose ci credo zero. Io a quelle cose credo zero, vi ripeto, non credo ci siano stati incontri, che poi sono stati anche quello dei Vinaggi lì, è stato smentito, non credo ci siano stati incontri, non credo che Sarri abbia detto vengo se mi smantellate, se rivoluzionate la squadra, non credo che si sia arrivati a questo. Ma vedo una situazione potenzialmente feconda, ma perché non puoi andare da un Paolo Fonseca? Perché non puoi andare da un Paolo Fonseca, per esempio? Ripeto, Sarri per carità, riconosco che sia più complesso arrivare ad un Sarri, ma anche lì non è che stiamo parlando di scalare l'Everest a mani nude, eh. Hai delle cose dalla tua parte. Quando vi ho parlato ancora a novembre che se ne discuteva, io vi ho detto qualche possibilità, a mio avviso, se si fanno le cose fatte bene, se si fanno le cose fatte bene nel proporsi a Sarri, ma qualche possibilità c'è. Non è che stiamo discutendo dell'impossibile, non è che stiamo discutendo di andare, non lo so, a prendere Antonio Conte all'Inter, di andare a prendere Zidane, di andare a prendere Mourinho. Stiamo parlando comunque di un ottimo allenatore, perché per me Sarri è un ottimo allenatore, ma anche lui è un allenatore che non allena da un anno, è un allenatore che comunque è reduce da un esonero, è un allenatore che ha una certa età, è un allenatore che è della tua zona, è un allenatore che ha la famiglia fiorentina. Qualche chance da giocarti ce l'hai. È un allenatore che a Firenze, vi ripeto, sarebbe pressoché intoccabile. È un allenatore che venendo a Firenze potrebbe farsi 2 o 3 anni di grande rilancio o di chiusura anche della sua carriera. Poi capisco, per carità, che voglia magari monetizzare altrove, che un Tottenham possa volerlo, che ci sia la possibilità del Milan di cui si sta parlando in queste ore, ma almeno provarci, cioè almeno avere l'idea di andare su quel tipo di nome. L'idea di andare su quel tipo, ma anche un Fonseca, voglio dire, ma perché non si può andare su un Fonseca, voglio dire? Poi magari, non lo so, ci si sta anche andando, però è una cosa che mi piacerebbe. Sarebbe un nome buono, sarebbe un nome buono. E credo che non si debba partire con l'idea, ma se arriva Fonseca è una cosa straordinaria, Sarri, ma ragazzi, siamo la Fiorentina, eh? Quinta squadra d'Italia per punti raccolti, squadra che dovrebbe avere una posizione europea quasi ogni anno, non dico garantita, ma quasi sì, per essere al livello della sua storia, per rendere onore ai suoi standard. E questi sono gli allenatori con i quali tu puoi ripartire con entusiasmo. Certo che vanno fatte delle cose, a mio avviso, di cui non si sta discutendo. A livello di dibattito, l'importanza è tutta incentrata sul nome dell'allenatore, ma per esempio il DS, Pradè, dirigenza. Però voglio dire, a me piange il cuore vedere per esempio un Fonseca libero che magari si accasa altrove, ma perché non possiamo andare su questi nomi qua? Andiamoci. Spero che si stia andando un po' su questo tipo di scenario, spero che si stia paventando la necessità di mettere le mani su sta Fiorentina che da più di qualche anno non è al suo livello. E non credete che siano nomi impossibili per i quali è impossibile lottare, tra virgolette, i quali sono impossibili da raggiungere, eh? Vi ricordo che 5-6 anni fa si comprò un Mario Gomez, per esempio, che poi lasciate stare come andò, però all'epoca era considerato uno dei migliori centravanti in Europa. C'era gente come Cuadrado, Salah, Pizarro, cioè, voglio dire, quello dovrebbe essere il nostro livello. E spero che anche a livello dirigenziale e di allenatore se ne tenga conto, perché sennò veramente dove, in cosa si sostanzia questo salto di qualità? Che poi non è neanche un salto, è semplicemente andare a prenderci le posizioni che ci competerebbero. Un Fonseca, ma perché no? Ma perché no? Ma è stato mandato via dalla Roma, può venire a Firenze, può fare il suo calcio, gli puoi fare una squadra funzionale magari anche spendendo poco. Ma io firmo domani per Fonseca alla Fiorentina. E non stiamo mica parlando di Klopp.
Non stiamo mica parlando di Guardiola, di un allenatore giusto che può andare. Un bel cambio di DS, una cosa di rinnovamento, basta così poco. Vabbè, ditemi la vostra e ci sentiamo in questi giorni.